2017, l'epoca della modernizzazione. Comunichiamo attraverso semplici passaggi, immediati, veloci e fruibili da tutti, ma la realtà degli enti pubblici sanitari è rimasta ancorata al passato. C'è una discrepanza fortissima tra il servizio che offre per il cittadino e l'informazione e l'orientamento verso lo stesso. Manca diffusione e fruibilità, manca informazione e manca orientamento. Prendiamo un esempio reale. Marco e Sara sono una coppia giovane, hanno lavori precari e Sara è al terzo mese di gravidanza. Il pensiero di affrontare questo periodo li preoccupa non poco. Sono disorientati. Orientamento. Parlando con gli amici, Marco e Sara scoprono che possono rivolgersi al consultorio della ASST per fare il corso preparto. Sul sito trovano due numeri di telefono. Telefonano al numero di ginecologia, trovano la segreteria e lasciano un messaggio. L'ostetrica li richiamerà a breve. Verifica dei requisiti. Al telefono l'ostetrica comunica la data programmata per l'inizio del corso e altre informazioni utili. L'ostetrica spiega che il pagamento può essere effettuato solo con carta di credito o bancomat. Fruizione del servizio. Sara si reca al consultorio nella data stabilita, previa accettazione e pagamento del ticket, e inizia il corso. Soddisfazione del bisogno del cittadino. Marco e Sara scoprono che presso il consultorio ci sono altre attività di cui ignoravano l'esistenza. Sono riusciti a partecipare al corso e ad avere altre informazioni riguardanti questa fase della loro vita. Ma quanto è durato tutto questo? Se ponessimo un problema differente, come quello di una ragazza giovane in cerca di aiuto psicologico, probabilmente sarebbe ancora più complesso. Dobbiamo sempre ricordarci che non tutti i problemi sono semplici da esporre o da capire. La soluzione è nella nostra quotidianità. Il meccanismo organizzativo delle aziende sanitarie italiane è un sistema complesso, ma la stessa complessità non deve trasparire agli occhi del cittadino, perché così facendo è l'azienda stessa che perde credibilità e utenza. Orientare il cittadino verso la strada più semplice per risolvere il proprio problema, grazie ed attraverso la tecnologia. Pensate ad un'applicazione semplice ed efficace. Poniamo lo stesso esempio di Marco e Sara. Marco e Sara accedono all'applicazione ClickCare. Un percorso di 3 semplici click li condurrà alla soluzione familiare o individuale di cui hanno bisogno, partendo sempre dall'identificazione del cittadino. Si riconosceranno quindi all'interno di una macro area che li condurrà verso la soluzione. Consulteranno il calendario online e prenoteranno online. È semplice, facciamolo oggi. Eliminiamo le attese, diventiamo promotori dell'innovazione per i nostri cittadini, per un feedback positivo verso i nuovi cittadini di domani, per il valore sociale delle nostre strutture e perché la buona comunicazione è già salute.